Allora, buon pomeriggio, sono tornata anch'io, Cosmano, ci ritroviamo. Ci ritroviamo, eccoci mi qua. Hai lasciato da solo prima. Ti ho lasciato da solo, però insomma era un momento particolare. Invece adesso siamo nel vivo del Web Marketing Festival Awards. Abbiamo una serie di premi da consegnare. Sì, un bel po' di premi divisi per categorie. E siccome sono tanti premi, che dici? Io direi di cominciare subito. Sì, iniziamo subito. Noi ci avviciniamo in postazione premi. Andiamo in postazione. Così... chiamiamo in supporto la nostra voce. La nostra voce fuori campo che ci aiuterà nel chiamare i premiati. Digital Social Responsibility, a favore di chi si è distinto in attività socialmente utili. E allora per questo primo premio a ritirare c'è Tiziano Di Cara e Roberta Ianni. Dello spettacolo. L'applicazione sarà inoltre fruibile ovunque grazie alla modalità visita 360 gradi che porta virtualmente gli utenti sul luogo dell'accaduto, utilizzando una modalità immersiva basata su foto panoramiche a 360 gradi. Utilizzando questa funzione l'utente potrà guardarsi attorno come se si trovasse sul posto, ascoltare la narrazione e vedere tramite animazioni come sono avvenuti gli eventi. Un modo per conoscere e diffondere lo straordinario esempio di coloro che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia. Una parte importante della storia d'Italia. Un viaggio necessario nella memoria per ricordare storie e luoghi di mafia. Ti racconteremo delle storie straordinarie di uomini e donne che hanno sacrificato la loro vita per combattere la mafia. Prendete un po' di coscienza. Prendere un po' di coscienza significa essere più liberi nel futuro. And the winner is Up Noma. Eccoci qui. Bene. Eccoci qui, Digital Social Responsibility. Eccoci, questo è il premio, ve lo consegno subito. Complimenti. Grazie a tutti. Sono molto emozionata, quindi volevo innanzitutto ringraziarvi anche da parte di Emanuela Giuliano. Io sono Roberta Ianni e insieme a Tiziano e Pif abbiamo creato l'app Noma. E Emanuela Giuliano è la figlia di Boris Giuliano, che sicuramente sapete chi è. Un po' meno famoso è mio padre è Carmelo Ianni, che ha perso la vita per aver aiutato lo Stato a sgominare una banda di marsigliesi, erano dei chimici che erano venuti in Sicilia per fare raffinazione di eroina. Ha collaborato. In due secondi ha fatto entrare dentro l'albergo, mio padre era albergatore, nel 1980, e dei chimici per noi erano clienti come tanti altri, che sono stati a Palermo ad alloggiare nel nostro hotel. Fece entrare dentro l'hotel mio padre i poliziotti travestiti da, li ha fatti infiltrare, quindi travestiti da portiere d'albergo e camerieri, e per 20 giorni hanno ascoltato le loro conversazioni sia dal vivo sia intercettando le telefonate. E subito quando hanno arrestato questi chimici, i poliziotti, peraltro a volto scoperto, sono stati immediatamente riconosciuti dal e hanno capito che ruolo avesse avuto mio padre in questa operazione di polizia. Dopo 4 giorni dall'arresto, due ragazzi a volto scoperto vennero in hotel e hanno ucciso mio padre, con mia mamma davanti e mia sorella lì vicino. Io avevo 16 anni. E insieme a PIF siamo andati a vedere un museo interattivo di De André, e da lì ci venne l'idea, abbiamo detto perché non raccontare le nostre storie, e soprattutto quelle di persone come mio padre che non hanno la risonanza come Falcone e Borsellino o altre persone che sicuramente sono più note, dobbiamo raccontarle. E certo. Da lì l'idea di trovare un luogo fisico per fare il museo. Nel frattempo non è facile trovare un luogo a disposizione pronto per essere allestito come museo. L'idea di Tiziano
che adesso vi dirà che cosa abbiamo fatto. Grazie mille. Grazie. Velocemente. Sì, in realtà Noma vuole essere un museo virtuale a cielo aperto. Purtroppo ogni vicolo, piazza, strada di Palermo ci racconta fatti di mafia. E ho pensato che fosse importante utilizzare un mezzo di espressione che è utilizzato normalmente dalle nuove generazioni, da voi sicuramente perché siamo in questo contesto, ma soprattutto i ragazzi usano gli smartphone, i tablet in maniera incredibile. Allora perché non fare un'app che fosse appunto una sorta di museo virtuale con dei narratori di eccellenza, Piff fra tutti, ma anche Pippo Baudo, Ficarra e Picone, Beppe Fiorello, Tornatore ed altri personaggi che hanno portano di fatto in giro le persone con questo smartphone. Con la realtà aumentata si possono inquadrare le location tristemente note, appaiono delle animazioni appunto sovrapposte al reale, ti raccontiamo come sono avvenuti i fatti, come queste persone abbiano inciso tantissimo nella storia della nostra nazione, tutto in modo anche leggero, perché il messaggio che noi vogliamo lanciare sempre è quello della memoria, e la memoria, se si ottiene anche attraverso una forma di comunicazione leggera e facile, contemporanea come quella dello smartphone e delle app, è sicuramente un risultato enorme raggiunto. Chiudo dicendo che l'app è prodotta da noi, di fatto, da un'associazione giovanissima composta appunto da me, da Piff, da Roberta e da Emanuela, ha avuto ovviamente lo sviluppo tecnologico da parte della team, gode dei video dell'archivio delle Teche Rai, però stiamo camminando, abbiamo bisogno anche di trovare fondi per continuare a fare storie, perché ce lo richiedono, ne abbiamo fatte 22, ma vogliamo andare avanti, quindi Noma non si ferma, e ringraziamo tantissimo il Web Marketing Festival per averci invitato e averci onorato di questo bellissimo premio, che è il primo che riceviamo. Bene, grazie Tiziano, vogliamo grazie anche... Roberta. Abbiamo un video saluto di Piff, se possiamo mandarlo. Vai. Sì. Ciao, sono Piff, volevo scusarmi per non essere lì con voi, ma è un periodo lavorativo molto intenso, ne sto uscendo, ma ancora manca pochissimo, e sono quasi all'uscita del tunnel. Grazie per il premio, noi siamo molto fieri di Noma, speriamo di farla crescere in futuro. E quindi grazie da parte mia e grazie da parte di Umberto, che è un mio carissimo, carissimo, carissimo amico. Ciao. E grazie anche a Pico, ma fatemi dire, queste sono storie che non solo c'è la necessità di raccontare, ma devono essere raccontate. Assolutamente. Devono. A tal proposito chiudiamo con un po' di musica, e la musica non guasta mai, anzi è indispensabile per arrivare al cuore delle persone. Questa è una canzone che tra poco ascolterete, che ho scritto io e che è dedicata assolutamente alle vittime di mafia. Il senso di questa canzone è che loro sono eroi, non eroi, nel senso che noi non vogliamo, lo dice anche nella nostra app Fiammetta Borsellino, non dobbiamo pensare a queste persone come eroi, perché metterle su un piedistallo e venerarle come eroi le rende lontane da noi. Loro sono persone come suo padre e come tanti altri protagonisti di quest'app, persone normali che hanno fatto semplicemente fra un milione di virgolette il loro dovere, e ognuno di noi deve fare il proprio dovere nel nostro piccolo. Io ho messo a disposizione il mio talento della creatività, che magari può essere assolutamente scontato per alcuni, però ho messo a disposizione il mio talento per la creatività e abbiamo realizzato quest'app. Paolo ha messo a disposizione il talento della magistratura e così via. Quindi ognuno di noi può fare qualcosa, non sono eroi, sono eroi come noi. E il duo Ponente Seggio, che chiamo qui sul palco, eccoli qua, ha composto questa canzone, quindi chiudiamo con Noma No Mafia, ma i ragazzi hanno bisogno del vostro contributo, quindi ora Alessandra vi dirà come cantare tutti insieme. Esatto, grazie. Abbiamo bisogno di voi per poterla fare al meglio, no? E per dare una forza in più, una forza tutti insieme. Facciamo insieme il ritornello, che è facilissimo. Noma, no mafia, e fa... Noma,
No mafia. Ok, ripetiamo. No ma, no mafia. Di nuovo. No ma, no mafia. Ok. Mi raccomando, bisogno, abbiamo bisogno di voi. Grazie. Paolo, Giovanni, Giorgio, Boris, Pino, Pio, Cesare, Mario, Mauro, Carlo Alberto, Ninni, Beppe, Gaetano, Calogero, Peppino, Lino. Non sono eroi, sono eroi come noi. Loro come noi, vite normali senza eroi. Le loro idee sulle nostre gambe, cercando la normalità. Piccoli gesti contro le bombe, lottando per la dignità. Siamo tutti eroi, non eroi. Pensiamo a loro come noi e saremo eroi. Anche noi siamo vittime, carnefici ed eroi. Paolo, Giovanni, Boris, Pio. No ma, no mafia. Eroi normali e non irraggiungibili. E no ma, no mafia. A noi vicini per sentirli simili. E no ma, no mafia. Eroi normali e non irraggiungibili. E no ma, no mafia. A noi vicini per sentirli simili. Augusto, Antonino, Cesare, Domenico. Non sono eroi, sono eroi come noi. Loro come noi, vite normali senza noi. Niente più alibi, dobbiamo emularli. In cammino sulle nostre gambe. E basta poco per assomigliarli. A mani nude contro le bombe. Siamo tutti eroi, non eroi. Pensiamo a loro come noi. E saremo eroi, anche noi. Siamo vittime, carnefici ed eroi. Pino, Rosario, Lenin, Roberto. No ma, no mafia. Ci vuole poco per rompere il gioco. E no ma, no mafia. Soffiamo insieme sopra quel fuoco. E no ma, no mafia. Ci vuole poco per rompere il gioco. E no ma, no mafia. Soffiamo insieme sopra quel fuoco. E no ma, no mafia. Ci vuole poco per rompere il gioco. E no ma, no mafia. Soffiamo insieme sopra quel fuoco. Paolo, Giovanni, Giorgio, Boris, Pino, Pio, Cesare, Mario, Mauro, Carlo Alberto, Ninni, Beppe, Gaetano, Calogero, Peppino, Lili. Grazie. Grazie. Bravissimi. A voi. Grazie, grazie, grazie ancora, grazie ancora. Grazie Roberta, grazie Tiziano. Grazie a voi, la nostra associazione si chiama Sulle Nostre Gambe, quindi adesso anche sulle vostre, grazie. Grazie, grazie, grazie mille. A questo allora, punto andiamo avanti, al preghiamo premio. La voce fuori campo di proseguire con la premiazione. Il premio Zero Barriere, per l'impegno alla lotta all'abbattimento delle barriere che i disabili vivono quotidianamente. E allora ritira il premio per Zero Barriere Cristiano Pasca dalle Iene. In Sicilia in questi giorni è successo un casino. Disabili lasciati alla porta, si dimette l'assessore Micichè. Sicilia, le Iene travolgono Gianluca Micichè. L'assessore ha presentato le dimissioni. Chiamo Alessio e Gianluca, due fratelli disabili, e viviamo da soli da 6 anni. E non rimane che quello, essere fiduciosi, in Sicilia come nel resto d'Italia. And the winner is Cristiano Pasca. Cristiano. Salve a tutti. Salve a tutti. Salve a tutti. Cristiano, bravo, bravo e bravi. Bravi. Questo è il premio Zero Barriere. Grazie mille, grazie veramente. Avete fatto una campagna fantastica, è stato meraviglioso. Sì, è stata sì, diciamo meraviglioso, più che altro il problema ancora non si è risolto, cioè noi abbiamo sì, giusto. Non facessi questo di lavoro. Sì. Abbiamo iniziato con questi servizi, insomma, insieme al mio autore Claudio Bongiovanni, che ringrazio, purtroppo non è qui con noi, e Giovanni Mangalaviti, che è il mio operatore, Barbara Gabellone, che è la mia montatrice, insomma tutti quanti, il programma Iene, ecco, sì. Tutti insieme abbiamo iniziato questo percorso, se così possiamo dire, insomma abbiamo tirato fuori un po' di magagne che hanno fatto, insomma questo assessore che non si è comportato per niente bene con questi fratelli. E adesso, grazie anche alla partecipazione successiva appunto di molti personaggi dello spettacolo che si sono accodati a questa cosa, fortunatamente quello che hanno potuto ottenere questi ragazzi è un'assistenza di 1500 euro al mese momentaneamente, cioè la Regione Sicilia ha assegnato 1500 euro al mese ai disabili gravissimi. La lotta è ancora molto lunga purtroppo, però insomma questo
è un inizio. E quindi beh, già un così. Risultato, è un primo risultato. Ma non solo, ma la cosa più importante è che questi ragazzi, questi due pazzi che avete visto ora, si chiamano Alessio e Gianluca. Che poi sono simpaticissimi. Sì, sono fuori di testa. Sì, sono fantastici. Si prendono in giro tipo, ti rompo la carrozzina. Sì, che forti. Fanno ridere. È un percorso che hanno iniziato loro praticamente, cioè questa lotta la stanno portando avanti loro, che è la cosa più importante, è questa, che siano loro stessi che si battono per i loro diritti. Benissimo, grazie mille, grazie, grazie il grazie vostro lavoro voi. È prezioso, quindi grazie per queste inchieste e per le altre. Grazie mille, grazie, grazie mille, ciao, grazie, ciao. Bene Giorgia, proseguiamo. Premio integrazione sociale, premio riservato alle ONG più attive. E allora per questa premiazione ritira Giancarla Pancione per Save the Children. Amadou è un giovane migrante che ha dovuto mettersi in viaggio per fuggire da un paese in cui non avrebbe avuto un futuro. Le politiche sempre più rigide che molti paesi stanno adottando sull'immigrazione non hanno garantito ad Amadou la dovuta accoglienza e l'hanno esposto ad un viaggio lungo e pericoloso. Per questo motivo abbiamo pensato al progetto The Space Migrant. Amadou ha trascorso gli ultimi mesi seguendo un programma di preparazione simile a quello dei veri astronauti, per essere pronto a lasciare l'orbita terrestre, diventando il primo migrante spaziale. Avrei preferito restare sulla Terra, ma sono lo stesso pronto per iniziare questa nuova avventura. Se le politiche dei paesi della Terra nei confronti dei migranti non dovessero cambiare rapidamente, lo spazio diventerà l'unico posto dove un ragazzo come Amadou potrà cercare una vita migliore. And the winner is Save the Children. Ed eccoci qua. Ciao Giancarla, questo è il premio per Save the Children, benvenuta qua con noi. Grazie mille. Dopo questa mattinata di esatto, dopo questa mattinata oggi, ricca, sì, anche infatti, il premio. Diciamo, questa è un po' la seconda puntata, diciamo. Sì, la seconda parte, esatto. Esattamente, perché ovviamente in questo video avete visto ci occupiamo anche di integrazione, quindi l'integrazione poi è fondamentale. Proprio in questi giorni poi vedete c'è anche ovviamente uno dei temi diciamo molto attuali, sì, che è la seconda generazione, quindi il problema che hanno i ragazzi che nascono in Italia da genitori stranieri, sì, oppure che arrivano in Italia quando sono ancora piccoli, loro si sentono assolutamente italiani, purtroppo per lo Stato italiano non lo sono, quindi questo è ancora un problema, quindi certo, se riusciamo in qualche modo a risolvere anche questo problema sicuramente. Cosa si può fare per sensibilizzare ancora? Ancora di più? Sì. Guardi, basta. Dammi del tu. Sì, esattamente. Sì, sì. Guarda, basta andare anche in un nostro centro. Noi lavoriamo tantissimo qui in Italia, sia con ragazzi italiani che con minori stranieri non accompagnati, che con ragazzi appunto che sono nati qui e vivono in famiglie non, certo, non italiane. Sì. Quindi conoscerli meglio, vedere, ecco, che sono identici ai nostri figli. Questo, io volevo arrivare proprio a questo, sì, quindi per sensibilizzare bisogna avvicinarsi di più a questa realtà ed è semplicissimo, Save the Children davvero ovunque, quindi è facile raggiungervi e conoscere meglio la vostra realtà che la realtà di questi ragazzi. Sì, e poi grazie, ricordiamo appunto che quando diciamo tra i bambini è veramente facilissimo non sentirsi diversi. Io un bambino di 8 anni cerco di abituarlo diciamo a questa realtà, quindi quando posso lo porto con me e per lui è assolutamente tutto normale, cioè non riesce a vedere la diversità. Ma e questo diciamo è la forza, ma che dovrebbe essere il futuro. Noi dovremmo guardare tutti con gli occhi dei bambini, perché loro sono senza malizia, sono puri, sono sinceri e non vedono nessun tipo di differenza, magari fosse così anche per noi adulti. Grazie. Grazie a te, grazie mille. Passiamo e al prossimo continuiamo. Premio. Esatto. Premio Core Values, destinato a chi ha sfruttato i mezzi di comunicazione per la generazione di valori. E allora invitiamo a prepararsi Andrea Caschetto. Amici italiani, sono qui al centro delle Nazioni Unite. Thank you.
Andrea Caschetto. Andrea Caschetto, un ottimo esempio di come si può usare la comunicazione, giusto? Beh, se lo dite voi, presumo di sì. Penso che sono pessimo, sono l'ultima persona che possa rappresentare la comunicazione, perché principalmente mi piace rappresentare l'amore. Sono una persona abbastanza felice, quasi sempre felice, e quando ci sono quelle difficoltà trovo sempre una strada alternativa. Quindi il consiglio che vi posso dare non è come vendere meglio un prodotto, ma quello che vi posso dire è: prima di andare a lavorare andate felici, perché fidatevi di me che farete cose bellissime e straordinarie. Io sono orgoglioso oggi di essere qui. Mi sono prenotato l'anno prossimo per essere uno, assolutamente, come si dice, un relatore, perché c'è questa parola magica, relatore, perché sembra re un lato e un altro re, cioè, mi fa impressione come parola per promuovere idee, soprattutto nelle tecniche della memorizzazione della memoria, perché ricordatevi, per chi non mi conosce, ho problemi di memoria abbastanza gravi, e la mia tecnica è quella là di fare delle cose che passano dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine, quindi quello che dovete utilizzare anche voi con tutti i vostri prodotti. Tra l'altro Andrea è stato anche a parlare alle Nazioni Unite. Le immagini che avete visto erano esattamente del discorso che hai fatto alle Nazioni Unite per la giornata mondiale della felicità. Sì, corretto. Quindi è stato bellissimo essere premiato per la giornata internazionale della felicità. Infatti, quando mi hanno chiamato, ho capito, ho detto: allora è veramente che c'è la crisi e non hanno fondi, e quindi stanno pagando il viaggio a me. Ho detto: però va bene, l'ho accettato, ed è stato straordinario. Tra l'altro, lui è sempre in giro per il mondo con i bambini. Sì, ho fatto il giro del mondo per gli orfanotrofi con un budget di 4.000 euro. Ho una pagina Facebook, Andrea Castelli, con quasi 200.000 persone, senza utilizzare mai sponsorizzazioni. Quindi, se poi avreste delle idee, volete utilizzare questa pagina per fare cose sociali, contattatemi e sono disponibile a tutti. Ma vedete, benissimo, che bello, ma che sorriso, ma che intenzione, sì, ci mette in tutto. E l'ultima cosa, poi passiamo al prossimo premio, è che lui ha fatto anche un viaggio per l'Argentina, sì, in carrozzina, per capire come viaggiano le persone con disabilità, corretto? Allora, era partito in questa maniera questo viaggio, poi con grande umiltà ho detto: forse sto facendo un errore, perché io non mi posso mettere in quella situazione, perché è stato un viaggio poi diventato per capire proprio la relazione degli altri, la reazione degli altri. Ho questo sogno che quando le persone leggeranno questo nuovo libro, che non mi ricordo bene il titolo, quindi non ve lo dico, che uscirà non so fra quanti mesi, ho il sogno che le persone quando leggeranno questo libro non guarderanno più la persona sulla sedia a rotelle con la sindrome di Down, non vedente, come una persona diversa e quindi poverino, ma come una persona come a tutti noi, perché fidatevi che tutti noi siamo diversi ma abbiamo diritto agli stessi diritti. Quindi, se posso dire a chi voglio dedicare questo premio, anzi lo voglio regalare, ho deciso che questo premio deve essere qui a casa di qualcuno di voi. Chi? Non è la donna della mia vita, è una persona che ho visto prima sul parco, è Roberta, la figlia di Carmelo. Dove si trova? È lì più o meno? Eccola qui, perché il mio sogno, eccola, da piccolino era di fare il magistrato e combattere contro la mafia, perché da buon siciliano, ricordatevi, noi siciliani amiamo combattere la mafia. Avevo questo sogno, ma dopo il tumore che ho avuto alla testa, operazione alla testa, problemi di memorizzazione, quindi immaginati uno smemorato come poteva studiare gli articoli della Costituzione italiana. Però stai facendo una grandissima lotta comunque. Sì, infatti, quindi ho il sogno, visto che questo è un disegno fighissimo, che c'è l'albero che è la vita, ci sono le nuvole che quindi dalla pioggia poi nasce l'arcobaleno, che per me è una metafora straordinaria. Ho il sogno che possa trovarsi a casa tua, Roberta, e ogni volta che lo guarderai penserai che se io gioco con i bambini di tutto il mondo e gli regalo la vita, è grazie alle persone come tuo padre che mi hanno fatto capire che la vita è fighissima. Grazie. Grande, che grande bello. Andrea, lo porto un secondo, vai. Vedi la giusta comunicazione, l'energia positiva. Bravo. Grande Andrea, complimenti. Bravissimo. Ok. Eppure un atleta, e qui siamo, sì, a posto, sì, vedi? Abbastanza atleta. L'ultima comunicazione me l'ho dimenticato: se c'è qualcuno che dopo deve avviarsi verso Bologna, accetterò volentieri un passaggio, perché credo che il treno per le 18 l'ho perso. Quella risata è bellissima. Mia mamma. Non me la dimenticherò mai, signora. No, signora, ma lei dopo ci viene a fare una risata sul palco. C'è se qualcuno non che deve andare dopo a Bologna? Nessuno? Tu? Passi di a Bologna, ok. Siamo a posto. Tu. Ok, va bene. Fioccano i passaggi, okay, siamo a posto. C'è già il passaggio, a posto. Grazie. Viva la vita, Andrea. Grazie Andrea, ciao. Grazie. Soprattutto per il tuo sorriso e la tua energia. Grazie. Sì. Prendo io. Grazie mille. Bene. Prego, la voce fuori campo può andare avanti. Premio Digital Journalism per chi fa informazione attraverso gli strumenti del web. E allora Lercio.it comincia a prepararsi in postazione.
questa nuova edizione di Lercio News. Partiamo subito dall'attualità. Is Lercio. Eccoli qui, tutta la crew di Lercio.it che ci raggiunge tutto il team sul palco, ma siete una banda praticamente. Tutto il team. Tutto il team. Allora, guardiamo il centro, venite qua. No, non potete fare i timidi proprio voi. Che, insomma, dai, allora, tanto vi consegno il premio e il microfono. Molto grazie. Bene. Dopo l'impegno abbiamo portato l'eleganza su questo palco, come potete vedere. Io tenevo... Chiedevo di fare una benedetta notizia fake sul Web Marketing Festival e non ci siamo riusciti, dobbiamo cercare di farla la prossima settimana. Potevate chiedersela. No, va fatta spontaneamente, quindi visto che l'avete fatta spontaneamente ora ve la richiedo. Va bene? Perfetto. Non ho sentito comunque. No, è fantastico, sì, perché c'è un non audio c'è particolare qua sul palco, quindi io so che... Non c'è il ritorno, è vero. Sì. Esatto. Poi io pensa sono... che noi abbiamo fatto due giorni così. Sono ancora offeso. Sono offeso perché stamattina Giorgia mi ha troncato il pezzo sul finale, quindi andava avanti ancora mezz'ora, ma l'ho dovuto. Bene. No, scherzo. Complimenti davvero per il lavoro che fate. Grazie. Costantemente l'abbiamo visto anche oggi con la storia delle bufale. Grazie per chiamarlo lavoro. Bene, anche perché mi raccontavate che è nato tutto in modo molto spontaneo, siete un team di amici che continuate a fare questo lavoro in modo, cioè vi divertite costantemente. Quindi complimenti davvero. Sì, io solo una nota e vorrei ringraziare i ragazzi che curano tecnicamente il sito, che sono i ragazzi di Essere Qui di Napoli, che nonostante per un mese ci abbiano lasciato un mattone al posto del sito, poi però il sito è partito. Quindi... Quanti siete in tutto nel vostro team? Siamo una trentina, con appendici in Thailandia e in Germania. Wow! Bravi. Grazie. Digital molti sardi, molti sardi. Molti sardi, vedi. Bravi. Benissimo, grazie mille. Bene. Grazie a voi, grazie a tutti. Lercio.it, Digital Journalism, complimenti, grazie. Grazie ragazzi, grazie mille. Comunque Giorgia, due giorni che non ci sentiamo ma ci capiamo. No, è vero. Dobbiamo svelare questa cosa. Noi da due giorni che andiamo in intuizione l'uno con l'altro perché l'audio sul palco è un po' particolare. Prego la voce fuori campo. Premio Best E-Commerce, Web Marketing Festival e iCell, dedicato al migliore progetto di vendita prodotti e servizi sul web. E allora aspettiamo Massimo Bonetti e Nicolò Salvetti. The winner is Tescoma. Altra categoria importante, e-commerce. Sì, una categoria importante, tra l'altro questo è stato un premio fatto in collaborazione con iCell, l'Associazione Italiana Commercio Elettronico. I candidati sono stati tantissimi. Sì. Se vuoi dirci qualcosa. Sono stati iscritti quasi 300 candidati. Abbiamo fatto tutti dei controlli con una giuria internazionale, con alcuni giurati che sono anche qui presenti, che ringrazio: Marco Quadrella, Fabrizio Caccavello, David Jegerson, Manuela Borgese, Davide Minotti. Abbiamo fatto questo controllo dal quale abbiamo selezionato i finalisti, tre finalisti, la classifica poi sarà pubblicata per intero sul nostro sito. È uscito vincitore il sito di Tescoma, tescomaonline.com, che è risultato quello col punteggio più alto di quasi 82 punti su 100, quindi un ottimo risultato. Beh, quindi una vittoria proprio piena. Esatto, e ringraziamo il WMF per questa opportunità da parte di iCell, Associazione Italiana del Commercio Elettronico. Io ti consegno il premio. Ecco, allora ti consegno, esatto, però vai. Non volevo... Okay. Complimenti davvero a voi per l'e-commerce. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a voi, complimenti. Devo dire un riconoscimento per una categoria nel digital veramente, veramente importante, di cui abbiamo anche parlato tanto in questi due giorni. Sì, arrivati a questo punto. Arrivati a questo punto. Abbiamo un problemino, vediamo di risolverlo live. Nel senso che il Papu Gomez, sono molto onesto. Sì. C'è qualcuno che ha urlato, ma. No, ma aspetta, prima di urlare, no, aspetta, perché.
non è qui presente, doveva inviarci il video di saluti e lo sto attendendo. Quindi posso dire una cosa? Siccome c'è una signora che qua mi ha fermato prima che voleva incontrarlo, io non sapevo neanche che risposta darle. Signora, quindi, non c'è neanche il video. Il è papo non c'è, non c'è lui, manco il video. Che ci invii questo video, quindi visto che ancora non ci è arrivato, speriamo che per la chiusura definitiva arrivi questo video, altrimenti ve lo condivideremo. Esatto. Quindi a questo punto attendiamo eventualmente a svelarlo, sì, successivamente in chiusura, altrimenti lo faremo online. Quindi per il momento aspettiamo, quindi diamo, sì, appuntamento adesso per le sale, giusto Cosmano? Sì, assolutamente, dopodiché noi ci ritroviamo qua in chiusura per i saluti. Esattamente. Grazie mille. A più tardi.